L'inaugurazione di questa base mette a disposizione del servizio di elisoccorso della regione tutte le strumentazioni dell'aeroporto, quindi di fatto aumenta il livello di sicurezza e anche la condizione del personale a cui sono riservati degli alloggi nuovi e quindi la loro condizione psicofisica tende ad essere garantita nelle migliori condizioni possibili, appunto per garantire nel miglior modo il soccorso con gli elicotteri. Lei parlava anche di collaborazione con l'Umbria. Con l'Umbria c'è un accordo, quindi tende a far sì che due piccole regioni possano cercare di mettere insieme le risorse. Possibilmente questo servizio dovremmo allargarlo per migliorarlo, per potenziarlo anche con le altre regioni. Credo che questo sia un messaggio molto positivo per il fatto che il livello di soccorso e le tecnologie impiegate sono le migliori possibili, tenendo conto che il trasporto ad Ancona fa sì che la cura per questi pazienti che evidentemente hanno delle traumi molto gravi sia assicurata poi da un ospedale di secondo livello che è il policlinico di fatto di Torrette.